Ebbene sì. Ebbene sì, bentornati e ben ritrovati in questo nuovo episodio della classifica folle del Gabon. Perché non urlo? Non tanto perché dorme mia figlia, quanto che c'ho il microfono, se no per voi diventa un problema ascoltare questo contenuto. Detto questo, settimana ragazzi, inutile dirvelo, clamorosa per la mia personale classifica folle. Sto per fare questo contenuto ovviamente per aggiornarvi sulla classifica in generale, sui punti che ho assegnato questa settimana, ma vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video per far continuare questa serie fino alla fine della stagione. Mi raccomando, riportate anche le vostre di classifiche folli aggiornate alla 24esima giornata di serie A qui sotto nei commenti. Mi ricordo, salutato, risaluto, bentornati e ben ritrovati. Iscrivetevi e attivate la campanella. Così vi arriva sempre la notifica ogni volta che pubblico qualcosa. Due canali di calcio e un canale extra calcio. Non vi facciamo mancare nulla, io e Fabio. Canali in info box compariranno come sempre qui durante il video. Fate caso al pappagallo. Allora, detto questo, eccola qui. Cominciamo come sempre dalla decima posizione in classifica. Anche questa settimana ho avuto molte difficoltà nell'assegnare i punti, squadra per squadra, in realtà partita per partita. Comunque, è un lavoro che sa da fare e l'ho fatto. Decima posizione in classifica, il punto in palio, ho deciso di assegnarlo alla Lazio. Dice perché? Perché tifi Roma? No, semplicemente perché Immobile si è magnato l'impossibile. Se guardiamo il divario tra le due compagini, mi aspetto che la Lazio vinca almeno 2 o 3 a 0 contro, mi dispiace dirlo, non è per mancare di rispetto, contro questa Sampdoria che quest'anno sta dimostrando veramente poco o nulla, non sarebbe ultima in classifica, no? Con 11 gol all'attivo in 24 giornate di Serie A. La risolve Luis Alberto, alla fine è una vittoria, ma più di un punto io non gliel'ho dato. Detto questo, nona posizione in classifica, i due punti in palio li ho assegnati allo Spezia. Perché allo Spezia? Perché se guardiamo l'attuale situazione di classifica, ovviamente tra le due squadre, quella che c'ha più il fiato sul collo è proprio lo Spezia, no? È a ridosso della zona retrocessione, seppur attualmente è salva. Passano in vantaggio con uno Nzola in uno stato di forma veramente incredibile, ma Beto e Pereira la ribaltano, gol pazzesco de Pereira de punta. Ragazzi, io poi amo i gol fatti in stile futsal, visto che ho giocato a calcio a 5 pena vita. Ma poi Nzola è bravo, lo Spezia è bravo a riprendere perlomeno questa partita e a non perderla. È un punto secondo me importante contro questa attuale Udinese, no? Quindi per questo gli ho dato i due punti in palio. Ottava posizione in classifica, i 3 punti al Napoli li assegno in palio. I 3 punti in palio li assegno al Napoli. Per quale motivo? Regà, tutto rispetto, ma non c'è proprio paragone tra Empoli e Napoli. Una dimensione nettamente differente, un Victor Osimhen che continua a segnare come se non ci fosse un domani, il Napoli che la indirizza sin da subito, ma mi sarei meravigliato del contrario. Ha fatto semplicemente quello che dovevano fare, 3 punti in palio per loro. Settima posizione in classifica, i 4 punti in palio io li assegno al Sassuolo. Non era facile vincere contro il Lecce in casa loro, guardando lo stato di forma di questo Lecce, guardando la consapevolezza che hanno, no? Assunto partita dopo partita. Strefezza se magna un gol pazzesco, ma ovviamente preparatevi a un video sfogo al Fantacalcio, di quelli esagerati. Non so se l'ho già pubblicato, quando pubblicherò questo contenuto, però ecco, è una vittoria in trasferta che li aggancia, se non mi sbaglio, nella classifica reale, poi nella classifica folle. Vedrete dove sono Lecce e Sassuolo. Sì, 27 punti per entrambe e complimenti a questo Sassuolo perché secondo me è una vittoria che gli ridarà tanto, no? Dal punto di vista mentale. Sesta posizione in classifica, 5 punti in palio, io le assegno alla Fiorentina. Eh sì, ragazzi, per quanto il Verona attualmente sia in zona retrocessione, ma si era ripreso, stava comunque macinando nelle ultime, no? Non proprio nelle ultimissime, ma nelle ultime partite il Verona sembrava aver preso una consapevolezza importante. La Fiorentina ti sforna la prestazione, permettetemi di dirlo, che non ti aspetti. Una Fiorentina veramente convincente, una Fiorentina che in realtà questo dovrebbe fare tanti gol contro squadre come il Verona, no? Che attualmente non se la passano bene. E mi hanno sorpreso da capire se ci sarà continuità, no? In quest'ottica per la Fiorentina, ma se giocano così, secondo me il potenziale, regà, è quello da minimo settimo posto in classifica. Vedremo. Comunque, 5 punti per la Fiorentina, la quinta posizione ho sputato, i 6 punti in palio io li assegno alla Juventus. Ragazzi, 4 a 2 contro il Torino,
contro, si dice che la Juve di solito si critica che segna un gol per rotto della cuffia, sì e no, ne ha fatti 4, dice ma ho sentito dire, sono stati fortunati. Quando fa 4 gol non si è mai fortunato, significa che la palla è buttata dentro 4 volte e che all'avversario non gli ha consentito di buttarne 2 ovviamente. Torino che è stato all'altezza e addirittura rega, fino al 2-2, una traversa per parte, poteva finire in tutti i modi, poteva vincere pure il Torino. Poi al Torino gli è sfuggita di mano la situazione. Per questo do i 6 punti in palio alla Juventus, è pur sempre in derby e non era facile contro questo Torino. Quarta posizione in classifica, 7 punti in palio, io li do alla Salernitana. Sì, ragazzi, perché per l'attuale dimensione del Monza. E per quella che è, no, l'attuale dimensione della Salernitana, che non stava affrontando un periodo di forma poi così idilliaco, un 3-0 secco, netto e senza storie, il cambio allenatore probabilmente sta facendo la differenza. Non so se continueranno così. Candreva in uno stato di grazia, evergreen veramente pazzesco. E niente, non aggiungo altro perché i 7 punti per la Salernitana secondo me sono meritatissimi. Terza posizione in classifica, gli 8 punti in palio ovviamente li assegno al Milan. Ragazzi, questa era una partita che veramente, se ripensiamo all'Atalanta che batte la Lazio all'Olimpico in quel modo, poteva finire veramente in qualsiasi maniera, poteva vincerla anche l'Atalanta. Invece sul campo il Milan ha dimostrato superiorità. A me ha convinto questo Milan, cioè ha dominato l'Atalanta. L'Atalanta non ha mai tirato nello specchio della porta. Quindi se non gli do oggi i 7 punti, gli 8 punti in palio al Milan, ma quando glieli do veramente complimentoni e non gli ho dato 9 o 10 punti per due motivi, le due squadre che ho messo subito avanti. Seconda posizione in classifica, i 9 punti in palio li do al Bologna. Dice come al Bologna? Ragazzi, Bologna-Inter, l'Inter perde, il Bologna vince 1-0, meritatamente a mio modo di vedere, con un Orsolini in uno stato di forma veramente incredibile, pazzesco. Questi stanno senza Arnautovic, ragazzi, ma stanno facendo un qualcosa che va oltre quelle che sono anche poi le loro, secondo me, aspettative. Se continuano così, veramente, non dico che possono lottare per un posto in Europa, è una provocazione, però molto 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 bene. E i 10 punti, ragazzi, ve lo dico da tifoso da Roma, li devo dare alla Cremonese, perché il Bologna vince con l'Inter, ma la forbice è più stretta. Roma e Cremonese stanno quasi agli antipodi della classifica di Serie A. E la Cremonese vince in casa dopo non aver vinto per 23 giornate. Al 24esimo tentativo ci riesce. Gli do per forza le cose da 10 punti in palio. Non credo che nessuno possa dire nulla. Non c'è squadra più della Cremonese che meriti questa settimana i 10 punti. E il bonus a sta settimana, non il malus, ho deciso per il bonus. Ho deciso di darlo al Torino. Per quanto poi c'è responsabilità, perché poi la partita gli è sfuggita di mano. Però ragazzi, non mi aspettavo una partita così propositiva anche da parte del Torino in termini realizzativi, in termini di occasioni create. Quindi mi sono sentito di premiarli perché se lo meritano. Leggiamo la classifica aggiornata, riportate la vostra qui sotto nei commenti. Primo ovviamente c'è il Napoli a 112 punti, secondo c'è il Lecce a 89 che resiste, terza Atalanta a 89, quindi a pari punti. Poi Milan quarto a 85, quinta Inter a 79, sesta Juve a 74, settimo Monza a 74, ottava Udinese a 72, nono Empoli 68, decima Lazio 64, undicesima Cremonese 63, dodicesimo Sassuolo a 63, tredicesimo Bologna a 62, quattordicesima Roma a 59, quindicesima Salernitana a 54, sedicesimo Verona a 54, diciassettesima Fiorentina 44, 18esimo Torino 44, 19esima Sampdoria 43, 20esimo Spezia 38. Molto molto differente dalla reale classifica di Serie A. Finisse oggi il campionato Napoli, Lecce, Atalanta e Milan in Champions League con il Napoli campione d'Italia, Inter e Juventus in Europa League, Monza in Conference, ovviamente ragazzi Lazio e Roma fuori da tutto, la Fiorentina a ridosso della zona retrocessione che si tira leggermente su ma a pari punti col Torino attualmente retrocesso. E Sampdoria e Spezia ovviamente retrocesse secondo questa classifica. Voglio sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Grazie per la visione e ci vediamo come sempre alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi.